nel nord colpì il voto del Piemonte, territorio storicamente legato a Casa Savoia, dove la Repubblica aveva vinto con il 56,9%. La regione dove si ebbe la maggior percentuale di voti nulli fu la Valle d'Aosta, altro territorio storicamente legato alla Casa Sabauda. Sono state proposte diverse interpretazioni sociologiche e statistiche del voto, che avrebbero intravisto influenze della condizione economica del momento, dell'ingresso dell'elettorato femminile o da molti altri fattori. Dai voti del voto, l'Italia risultò divisa in un sud monarchico e in un nord repubblicano. Le cause di questa netta dicotomia possono essere ricercate nella differente storia delle due parti dell'Italia dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 e anche alle varie discriminazioni che si furono perpetrate nel tempo, fin dai tempi del dominio dopo il congresso di Vienna da parte dei Borboni. Per le regioni del sud, la guerra finì appunto nel 1943 con l'occupazione alleata e la progressiva ripresa del cosiddetto Regno del Sud. Per contro, il nord dovette vivere quasi 2 anni di occupazione nazista e di lotta partigiana contro appunto i tedeschi e i fascisti della RSI. E fu l'insanguinato teatro della guerra civile che ebbe echi protrattisi anche molto dopo la cessazione formale delle ostilità. Le forze più impegnate nella guerra partigiana facevano capo a partiti apertamente repubblicani, Partito Comunista, Partito Socialista, Movimento di Giustizia e Libertà. Una delle cause che contribuì alla sconfitta della monarchia fu probabilmente una valutazione negativa della figura di Vittorio Emanuele III, giudicato da una parte corresponsabile degli orrori del fascismo, dall'altro la sua decisione di abbandonare Roma e con essa l'esercito italiano, che venne lasciato così totalmente allo sbando, privo di ordini. Per rifugiarsi lui, la sua corte, Badoglio, nel sud, subito dopo la proclamazione dell'armistizio di Cassino. Tutto ciò fu visto come una vera e propria fuga e sicuramente non migliorò la fiducia degli italiani verso la monarchia. Le vicende della Seconda Guerra Mondiale non aumentarono le simpatie verso la monarchia, anche a causa degli atteggiamenti discordanti di alcuni membri della casa regnante. La moglie di Umberto, la principessa Maria José, cercò nel 1943, attraverso contatti con le forze alleate, di negoziare una pace separata muovendosi al di fuori della diplomazia ufficiale. Come detto, il 2 e 3 giugno, contemporaneamente al referendum istituzionale, si tennero le elezioni per l'Assemblea Costituente, che dettero una maggioranza di gran lunga superiore ai partiti favorevoli alla Repubblica, in quanto tra i componenti il Comitato di Liberazione Nazionale, il solo partito liberale italiano si era pronunciato in favore della monarchia. L'Assemblea, nella sua prima riunione del 28 giugno 1946, elesse a capo provvisorio dello Stato l'onorevole Enrico De Nicola con 396 voti su 501 al primo scrutinio. Con l'entrata in vigore della nuova Costituzione della Repubblica Italiana, Enrico De Nicola assumerà per primo le funzioni di Presidente della Repubblica Italiana il 1 gennaio del 1948. Il governo, inoltre, presentò le proprie dimissioni nelle mani del nuovo capo provvisorio dello Stato, che successivamente conferì a De Gasperi l'incarico di formare il primo governo della Repubblica Italiana. Il 15 luglio 1946,
Il presidente dell'Assemblea Costituente, Giuseppe Saragat, leggeva il primo messaggio del capo dello Stato Enrico De Nicola. Messaggio del capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, all'Assemblea Costituente, 15 luglio 1946. Giuro, davanti al popolo italiano, per mezzo dell'Assemblea Costituente, che ne è la diretta e legittima rappresentanza, di compiere la mia breve, ma intensa, missione di capo provvisorio dello Stato, ispirandomi a un solo ideale, di servire con fedeltà e con lealtà il mio paese. Per l'Italia si inizia un nuovo periodo storico di decisiva importanza. All'opera immane di ricostruzione politica e sociale dovranno concorrere con spirito di disciplina e di abnegazione tutte le energie vive della nazione, non esclusi coloro i quali si siano purificati da fatali errori e da antiche colpe. Dobbiamo avere la coscienza dell'unica forza di cui disponiamo, della nostra infrangibile unione. Con essa potremo superare le gigantesche difficoltà che si ergono dinanzi a noi. Senza di essa precipiteremo nell'abisso per non risollevarci mai più. I partiti, che sono la necessaria condizione di vita dei governi parlamentari, dovranno procedere nelle lotte per il fine comune del pubblico bene, secondo il monico di un grande stratega, marciare divisi per combattere uniti. La grandezza morale di un popolo si misura dal coraggio con cui esso subisce le avversità della sorte, sopporta le sventure, affronta i pericoli, trasforma gli ostacoli in alimento di propositi e di azione, va incontro al suo incerto avvenire. La nostra volontà gareggerà con la nostra fede e l'Italia, rigenerata dai dolori e fortificata dai sacrifici, riprenderà il suo cammino di ordinato progresso nel mondo, perché il suo genio è immortale. Ogni umiliazione inflitta al suo onore, alla sua indipendenza, alla sua unità, provocherebbe non il crollo di una nazione, ma il tramonto di una civiltà. Se ne ricordino coloro che sono oggi gli arbitri dei suoi destini. Se è vero che il popolo italiano partecipò a una guerra che, come gli alleati più volte riconobbero, nel periodo più acuto e più amaro delle ostilità, gli fu imposta contro i suoi sentimenti, le sue aspirazioni e i suoi interessi, non è men vero che esso diede un contributo efficace alla vittoria definitiva, sia con generose iniziative, sia con tutti i mezzi che gli furono richiesti, meritando il solenne riconoscimento da chi aveva il diritto e l'autorità di tributarlo, dei preziosi servigi resi continuamente e con fermezza alla causa comune, nelle forze armate, in aria, sui mari, in terra e dietro le linee nemiche. La vera pace, disse un saggio, è quella delle anime. Non si costruisce un nuovo ordinamento internazionale, saldo e sicuro, sulle ingiustizie che non si dimenticano e sui rancori che ne sono l'inevitabile retaggio. La Costituzione della Repubblica Italiana, che mi auguro sia approvata dall'Assemblea col più largo suffragio entro il limite ordinario preveduto dalla legge, sarà certamente degna delle nostre gloriose tradizioni giuridiche. Assicurerà alle generazioni future un regime di sana e forte democrazia, nel quale i diritti dei cittadini e i poteri dello Stato siano egualmente garantiti. Trarrà dal passato salutari insegnamenti. Consacrerà per i rapporti economico-sociali i principi fondamentali che la legislazione ordinaria, attribuendo al lavoro il posto che gli spetta
nella produzione e nella distribuzione della ricchezza nazionale, dovrà in seguito svolgere e disciplinare. Accingiamoci, adunque, alla nostra opera senza temerarie esaltazioni e senza sterili scoramenti, col grido che rompe dai nostri cuori, pervasi dalla tristezza dell'ora, ma ardenti sempre di speranza e di amore per la patria. Che Iddio acceleri e protegga la risurrezione d'Italia. Parole queste di Enrico De Nicola, quanto mai attuali, specialmente quando afferma: la grandezza morale di un popolo si misura dal coraggio con cui esso subisce le avversità della sorte, sopporta le sventure, affronta i pericoli, trasforma gli ostacoli in alimento di propositi e di azione, va incontro al suo incerto avvenire. La nostra volontà gareggerà con la nostra fede e l'Italia, rigenerata dai dolori e fortificata dai sacrifici, riprenderà il suo cammino di ordinato progresso nel mondo, perché il suo genio è immortale. Ogni umiliazione inflitta al suo onore, alla sua indipendenza, alla sua unità, provocherebbe non il crollo di una nazione, ma il tramonto di una civiltà. Se ne ricordino coloro che oggi sono gli arbitri dei suoi destini. E con queste parole del primo presidente della Repubblica, Enrico De Nicola, vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao amici di Storyteller, a presto e buona festa della Repubblica.